sempre più meravigliato, non lo so proprio come farò a non svegliarmi da questa sorpresa, da questo sogno. Sorpresa, sogno e meraviglia. Sono questi i sentimenti del 93enne Carlo Pagnini, che dopo quasi un secolo trascorso anima e corpo nelle viscere della cultura, del linguaggio e dell'immaginario pesarese, si emoziona alla vigilia della sua prima mostra personale. Gli Scarabocc è un viaggio nella mente creativa di Pagnini che per un mese accompagnerà i visitatori dei musei civici. Un palazzo Mosca in cui la mostra verrà inaugurata alle 18 di sabato 6 novembre e si terrà fino all'8 dicembre. I Scarabocc di Carlo Pagnini nascono da un'idea del sindaco, che ha visto questo primo cofanetto realizzato da Carlo per familiari e amici e che il comune ha voluto ristampare in edizione limitata per questo evento. E gli Scarabocc sono dei disegni realizzati dall'artista e tra il 1969 e il 71, lasciati, come io definisco, lì a maturare, per poi riprenderli in tempi più odierni e modificarli al computer, e lasciando quindi questo sapore molto fresco e contemporaneo e stando a cavallo tra passato e presente. Pagnini ha spesso amato dire di non essere un attore, né un poeta, né uno scultore, né un disegnatore. Non sono sufficientemente informato o colto, però in qualche modo ho fatto tutto questo. L'intento di questa mostra è quello di presentare la figura di Carlo Pagnini, spesso conosciuta al pubblico come poeta dialettale, ma soprattutto come artista e uomo a 360 gradi. Quindi in questa mostra troveremo anche tutti i suoi disegni, di tutti i suoi personaggi, perché Carlo, diciamo che oltre a scrivere dei propri personaggi, per entrarci aveva questa necessità di disegnarli. Devo soltanto ringraziare Pesaro, la città, gli esecutori materiali di questa mostra e chi l'ha concessa, insomma, non lo so. Ho veramente l'idea di essere fuori dal mondo.